Un caffè, per favore. Ciao a tutti. Sempre puntuale, te. Guarda, in realtà è una coincidenza. È da parecchio che non ci vediamo, sbaglio. Boh, sì, tra allenamento, studio, non ho neanche troppo tempo. Ma tu mi pare fossi con un bel gruppetto di amici, eh? Sì, sì, sono un bel gruppetto, per carità, però ultimamente è successo un casino, guarda. Lo racconta? No, lascia perdere. Non è che ti rissasso e poi nascondi la mano, racconti tutto. Guarda, testa, devi stare attento, perché sennò perdi tutto. Neanche nella serie TV Beautiful può succedere una roba del genere. Cosa mai sarà successo? Cos'è? Tutto è iniziato quando due amici strettissimi, Luigi, appena uscito da una relazione, e Christian, un pugliese simpaticissimo, conoscono Laura, una ragazza fidanzata. E già qua iniziamo bene. No, veramente. Tra i tre c'è un legame fortissimo, ma Christian incomincia a piacere Laura, però per non creare disagi con il fidanzato decide di non dichiararsi. Luigi, Luigi non si capisce ancora cosa gli passasse per la testa. Passa un po' di tempo e Luigi va a letto con Laura. E lei è ancora fidanzata, il giorno dopo decide di mollare il fidanzato. Ma quindi c'è un doppio tradimento, perché Laura fa le corna al fidanzato, però Luigi fa lo stronzo col suo migliore amico, perché si capisce che sapeva cosa Christian provava per lei. Esatto, e Fabio, il fidanzato, ci ha invitato a tutti per Capodanno in montagna da lui, compresi Luigi e Laura. E là viene il bello, perché Fabio, dopo aver bevuto un po', inizia ad accusare Luigi di essere andato a letto con Laura. I presenti, conoscendo da un sacco Luigi, hanno incominciato a difenderlo, pensando che non fosse possibile una cosa del genere. Ma quindi Fabio è invitato a dormire a casa sua, le due carogne, e loro non hanno detto niente? Niente di tradimento per tutto il tempo? Niente di niente. Anzi, hanno tenuto nascosto tutto per mesi, finché la cosa non è venuta fuori da sola. Le bugie hanno le gambe corte. Sì, ma adesso, cioè, è cambiato tutto. Un paio di giorni fa, due ragazze, stanche del comportamento di Luigi, hanno deciso di metterlo in ridicolo e di dire tutto. Ma quindi, come finisce la storia? Beh, finisce semplicemente che Luigi adesso non fa più parte della compagnia e tutti sono andati a scusarsi con Fabio. È davvero pezzo di Beautiful. Veramente, veramente. Andiamo a fare un giro? Sì, basta che non guidi te.